Buonasera Michela, buonasera a tutti. Allora, stasera riprendiamo un attimo la questione della media education, presentando in particolar modo poi verso la fine uno strumento che verrà poi introdotto nel nostro sito, nel nostro Horizon Kit, che come molti sanno è un sito nostro di Horizon. Ciao Michela, è bello rivederti anche stasera. Il nostro sito appunto dove noi carichiamo strumenti utili per psicologi, insegnanti, educatori legati appunto al mondo della psicologia digitale. Stasera, in particolar modo, il nostro Gabriele Lunardi ha aiutato appunto Buonasera a a tutti. sviluppare questo strumento e un altro legato appunto al tecnostress che presenteremo a, speriamo, fine mese, se riusciamo a fine mese, se non inizio luglio. Gabriele, ti lascio la parola, così inizia Vai, il tuo subito. webinar Subito. serale. Voi Allora, sentitevi buonasera a liberi, tutti. scusami un attimo, voi sentitevi liberi di intervenire in qualsiasi momento, mi muto, promesso. Tutto tuo, Gabriele. Vai. Allora, intanto condivido lo schermo. Eccoci qua. Lo vedete tutti? Lo Io ti vedo. schermo? Sì. Vai, perfetto. Allora, stasera siamo qui per fare una chiacchierata, come ha anticipato Andrea, sulla media education, prettamente calato nell'ambiente scolastico. E appunto dopo presenteremo questo strumento che servirà come primo tassello di un programma di media education che va ad inserirsi all'interno del percorso scolastico. Quindi, intanto mi presento a tutti. Io sono Gabriele Lunardi, dottore in psicologia clinica e della salute all'Università di Pisa. Ultimando il mio percorso di formazione come psicologo, sarò abilitato a breve. Vi lascio anche la mail di riferimento, quindi se ci dovessero essere qualsiasi domanda, curiosità, articoli che citerò che possano interessare, mi potete scrivere oppure lo possiamo anche caricare tutto qui sulla chat insieme a Andrea. Partiamo subito dai fondamentali, ovvero che cosa significa fare media education. Come dice la parola, media education è educazione ai media. L'educazione quindi presuppone appunto un processo a lungo termine, non è una cosa che si può fare in poco tempo, e ha l'obiettivo di educare ad un utilizzo consapevole dei nuovi media. I media si intende sia i media tradizionali, quindi TV, cinema, radio, che soprattutto, e poi sarà argomento di questa sera, i social media. Perché? Perché abbiamo voluto incentrare questo intervento sui social media soprattutto? Perché i social media rappresentano, diciamo, il mondo in cui gli adolescenti, comunque i ragazzi che frequentano la scuola, maggiormente presentano all'interno della loro quotidianità. Quindi capire il linguaggio di questo mondo parallelo, che ormai comunque interessa a tutti, è necessario e fondamentale per portare avanti anche un'educazione che va al di fuori del contesto, dei media, ma è presente ogni giorno nell'ambiente scolastico. Quindi l'obiettivo della media education è appunto educare a questo utilizzo consapevole dei media in modo tale da fornire le risorse necessarie ai ragazzi per navigare nel mondo di internet. Perché è così importante fare media education? Perché si sente sempre parlare di media education? Perché effettivamente noi viviamo in una società dove c'è questa sovrabbondanza di informazioni. Siamo completamente subissati, inondati quotidianamente da informazioni a livello commerciale, d'attualità, e quindi tutte queste informazioni creano confusione soprattutto per un adolescente, e quindi l'obiettivo della media education è creare
un pensiero critico in modo tale da filtrare queste informazioni in entrata come se fossero un setaccio e riuscire ad analizzarle obiettivamente. I media, i social media, sono, come sappiamo tutti, sono quotidianamente e costantemente presenti nella nostra vita e seppur adesso si inizia a parlare di intelligenza artificiale, metaverso, queste cose un po' anche avanguardistiche, i social rappresentano veramente il mondo che un adolescente, ma anche noi viviamo costantemente. Tant'è che in psicologia si parla anche di identità digitale, quando si allude a questa creazione di questo profilo, di questo avatar, di questo mondo parallelo, dove purtroppo in una società come questa, specialmente gli adolescenti, tendono a dare molto più importanza, molto più peso all'identità digitale rispetto a quella reale, e tante volte a scapito di quella reale. Si rende necessario fare media education anche perché i media sono una fonte di informazione, sono diventati la nuova fonte di informazione più grande, più pervasiva, e dove c'è l'informazione, dietro l'angolo c'è la manipolazione di queste informazioni. E quindi la media education si propone come percorso di educazione anche per allontanare e tenere in guardia gli adolescenti da tutte queste informazioni, aiutare a discernere le informazioni, poi lo vedremo insieme, ad esempio, le fonti delle informazioni quando parleremo delle fake news. Insomma, questo è tutto quello che si prefigge una campagna di media education. Di solito sui media sentiamo parlare dei social media come il male, sono spesso additati come il diavolo e si sente sempre parlare di social media e di media in generale con un'accezione molto negativa. In verità noi di Horizon, e questa è proprio la nostra filosofia, uno dei nostri obiettivi è far scoprire il potenziale educativo che sussiste dietro ai media e ai social media, tant'è che esiste anche tutto un filone di cui noi ci occupiamo, che trattiamo anche all'interno del nostro master, della game therapy. Vedremo come i videogiochi fanno parte di una campagna di media education e non tutti i media, come ci vogliono far sembrare, sono un male. Noi di Horizon pensiamo che facciamo molto ancoraggio al termine media nella sua origine latina, cioè di strumento. Lo strumento di per sé è neutro, è come viene utilizzato, è l'autore che usa lo strumento che ne determina il suo fine. Quindi, per sintetizzare quali sono gli obiettivi della media education, sviluppare queste competenze. Competenze che sono un'alfabetizzazione mediatica, cioè saper comprendere, saper leggere, saper comprendere cosa c'è sul mondo di internet, dopodiché sviluppare un pensiero critico per setacciare queste informazioni, in modo tale da essere anche in grado di produrre dei contenuti che vanno poi su tutte queste piattaforme di social media, in modo tale da portare avanti anche una consapevolezza sociale ed etica dei contenuti che si portano. Anche adesso il mondo del lavoro è completamente traslato, diciamo, sul mondo dell'online e quindi nessuno si può alienare dal mondo dei social, tutti i contesti lavorativi lo prevedono e quindi imparare a produrre contenuti che poi vanno a essere condivisi su queste piattaforme in una maniera sociale, etica, attenta anche il nostro interlocutore, a chi legge, a chi vede i nostri contenuti, rappresenta
forse il fine più nobile della media education. Perché è importante, appunto, per un ragazzo è importante fare media education per tutte queste cose che abbiamo appena detto. Calato nell'ambiente scolastico, anche per un professore o un educatore o uno psicologo che comunque interviene in una classe, è importante essere esperti, conoscere il mondo dei media e dei social media in modo tale da parlare un po' anche il linguaggio dei giovani e soprattutto essere in grado di mettere nelle giuste, diciamo, non in allarme, perché è troppo un'accezione troppo negativa, ma comunque mettere in guardia i ragazzi, soprattutto adolescenti, che si ritrovano catapultati su questo mondo parallelo da tutti i rischi e che possono insorgere, che possono essere presenti sul mondo di internet, che sappiamo essere anche molto gravi. Possiamo citare, ad esempio, fenomeni di cyberbullismo, oppure fenomeni di sexting, che però poi si trasformano in fenomeni di revenge porn. E quindi, insomma, l'attualità spesso ci ricorda come sia importante anche noi educatori, gli insegnanti e i professionisti combattere in prima linea su questo tema. Ora, dopo questa breve presentazione, andiamo a vedere un pochino i dati, i numeri alla mano, e per capire, toccare appunto con mano quanto sia importante fare media education. Secondo un report di Digital, questa casa che fa statistica, noi passiamo 7 ore quasi su internet al giorno, considerando che 7-8 ore sono quelle che uno dorme. Facendo due calcoli, quasi un terzo della nostra giornata lo spendiamo su internet. Non è un dato che va preso tanto alla leggera, di cui 2 ore e 27 minuti spesi su social. Quindi è chiaro che sono numeri che quasi allarmanti, che però ancora di più ci spingono nel profondere questi messaggi di social media education. Tutte queste, aspetta, ecco qua, un'ultima cosa, tutte queste ore spese su social chiaramente hanno delle conseguenze, possono avere delle conseguenze chiaramente sul primo piano fisico, stanchezza, mal di testa, spossatezza, cali di concentrazione, cali di memoria, mal di schiena, bruciore agli occhi, alterazioni del sonno, ma possono avere anche delle conseguenze a livello psicologico. E qui possiamo iniziare ad addentrarci nei meandri della clinica, e quindi sono presenti ansia, depressione e tutta una serie di dipendenze di tipo comportamentali legate all'uso della tecnologia e dello smartphone, che dopo accenneremo, che rappresentano un aspetto dove noi educatori, noi professionisti in questo campo qui, bisogna tenere di conto. Noi di Horizon concepiamo la media education divisa soprattutto in due aree: l'area dei videogiochi e dei social media. Adesso parleremo un pochino più precisamente della sfera dei videogiochi, e poi in un secondo momento passeremo ad approfondire il tema dei social media e di conseguenza introdurre lo strumento che abbiamo pensato e progettato per una campagna di media education. Perdonate. Eccoci qua. I videogiochi. Quando si parla di videogaming, si parla di videogiochi, e i videogiochi, soprattutto negli scorsi anni, non godevano di ottima fama, e erano soprattutto additati dalla società come una perdita di tempo, come uno strumento che è dannoso addirittura per la salute fisica e mentale dei ragazzi, che può addirittura
aumentare i livelli di rabbia e aggressività nei videogiocatori. Chiaramente questa concezione sta sempre di più scemando e si stanno scoprendo proprio a livello scientifico tutti i benefici che possono apportare i videogiochi, tant'è che esiste tutto un filone, poi se vorrete approfondire, sicuramente Andrea può rispondere in maniera esaustiva rispetto a me, della videogame therapy, cioè tutta una terapia che mira a migliorare le abilità cognitive e di riabilitazione e risorse psicologiche tramite l'uso dei videogiochi. Nella letteratura classica, quando si parla di videogiochi, si fa sempre riferimento alla dipendenza dei videogiochi. La dipendenza dei videogiochi è una categoria clinica che è da poco, nelle ultime edizioni dei manuali diagnostici, è venuta fuori, tant'è che nell'ultima edizione dell'ICD, nell'undicesima edizione, lo definiva come un modello di comportamento ricorrente, persistente, che corrispondeva a determinati criteri, come la perdita di controllo rispetto al videogioco. Sostanzialmente un ragazzo con dipendenza da videogiochi è un ragazzo o una ragazza che ha perso completamente il controllo sulle sue abitudini di gioco in termini di ritmo, intensità e frequenza rispetto a tutte le altre aree della propria vita. È una situazione in cui il soggetto pone priorità assoluta all'interno della sua giornata al videogioco e soprattutto c'è un'escalation nelle sessioni di gioco che continuano sempre ad aumentare nonostante le altre aree della vita possano peggiorare, come ad esempio l'area della socialità o l'area del rendimento scolastico. È molto frequente che in questi casi qui più è in deterioramento, diciamo così, le altre aree sociali della persona e più il ragazzo o la ragazza si rifugia nel videogioco, fino a sviluppare quasi una dipendenza. Ora, in letteratura ci si interroga su quanto sia effettivamente precisa questa categorizzazione, questo termine che fa quasi paura a dirlo, dipendenza. Chiaramente quella dei videogiochi è nel suo estremo una dipendenza non come le classiche dipendenze da abuso di sostanze. Perché? Perché qui non c'è una vera sostanza. La sostanza, diciamo, è il videogioco. Quindi, in questo senso qui, è una dipendenza appunto di tipo comportamentale più simile a, ad esempio, il gioco d'azzardo. Il problema è che chiaramente da quando è stata inserita come categoria psicopatologica all'interno dei manuali, diciamo così, i cosiddetti gamers, ovvero quelli che giocano, non l'hanno vista di buon occhio perché già appunto venivano additati come dei fannulloni, poi figurati te se iniziano a essere anche additati come dipendenti. E quindi, insomma, durante questi anni, dalla pubblicazione dei manuali del DSM-5 del 2013 e dell'ICD del 2015, ci sono sempre stati degli aggiornamenti. In letteratura non si è mai smesso di ricercare e migliorare appunto le informazioni riguardo a questo tema. E qual è adesso lo stato attuale dell'arte in questo campo qui? C'è un bello studio del 2019 che compara le abitudini di gioco di un campione di popolazione transculturale, ovvero prende in considerazione soggetti americani, europei e asiatici, per vedere se ci fossero delle similitudini e quali fossero le differenze tra i comportamenti di gioco. E
se, per vedere se effettivamente ci fossero i requisiti per abbinare il gaming disorder a quella che è una vera e propria dipendenza, addiction. Dallo studio è emerso che esistono delle similarità, come in termini di preoccupazione rispetto al tempo passato a giocare, oppure il ritiro sociale, il conflitto che ne deriva rispetto a tutte, ad esempio anche al contesto familiare, al contesto relazionale. Però esistono anche delle diversità, e diversità molto marcate, per cui si mette in discussione effettivamente questa tassonomia di disordini mentali quando si parla di videogiochi dipendenza, che è non vi è un calare del piacere man mano che si gioca, cioè la gratificazione che dà una sessione di gioco è uguale sostanzialmente a quella dopo ancora anche nei mesi, non è come le classiche dipendenze da sostanze che per avere sempre quella gratificazione c'è bisogno di aumentare la dose. Qui la gratificazione è sempre la stessa. I circuiti neurobiologici sono sempre quelli che fanno riferimento allo striato ventrale, alla parte più primordiale del nostro cervello. Però manca a un livello, diciamo così, neurofisiologico è appunto questa tolleranza recettoriale dei recettori dopaminergici, ovvero non si assiste a appunto a una tolleranza da parte dei recettori della dopamina, e quindi il lavoro che i recettori fanno della dopamina rimane sempre alterato, non vengono a degradarsi, e quindi non c'è bisogno da parte del soggetto di aumentare la cosiddetta dose per avere lo stesso effetto di gratificazione. E questa è una differenza molto marcata, sempre su un lato neurofisiologico. Poi, da un punto di vista psicologico, il vero discorso che si fa è quando si parla del, per esempio, delle problematiche che sussistono dietro ai videogiocatori. Molto spesso, quando si parla di dipendenza dai videogiochi, si etichetta il videogioco, lo strumento, come se fosse la sostanza. Quindi si fa molto focus sulle tipologie di videogioco che esistono e quali magari possono dare maggior dipendenza, quando in verità non si analizza mai abbastanza qual è il background psicologico, emotivo di questi giocatori. E a proposito di questo, è emblematico il caso di Hikikomori. Sostanzialmente, quella dei videogiocatori è più una strategia di coping, cioè è un modo per affrontare le difficoltà nella vita, e il videogioco, il mondo videoludico, rappresenta una fuga dalla realtà, un rifugio. E per l'Hikikomori questo è quello che succede. L'Hikikomori è una categoria di persone, soprattutto adolescenti, che hanno deciso di ritirarsi dalla vita sociale e rinchiudersi nella propria camera e non avere più contatti col mondo esterno. In psicologia si parla di sindrome appunto sociale, perché sussistono tutta una serie di sintomi che la definiscono, ma gli hikikomori non sono una categoria medica diagnostica. E questi ragazzi, sostanzialmente, i fattori scatenanti che li portano a ritirarsi dalla società sono legati allo stress scolastico, magari, oppure a una incapacità nel costruire delle relazioni sociali solide, oppure delusioni amorose o fragilità e ansia rispetto al futuro, incertezza rispetto al futuro, e quindi trovano molto più
sicuro rifugiarsi nella propria camera, isolarsi per mesi, addirittura anni, anche dalla stessa famiglia di cui molto spesso sono dipendenti dal punto di vista economico, e quindi gli hikikomori sono l'esempio più calzante di come sia distorta la visione rispetto ai videogiocatori. Videogiocatori non sono, rappresentano un target trasversale, un identikit trasversale all'interno della società. Chi gioca non sono solamente gli introversi, quelli che non hanno amici, oppure il classico nerd che trova molto più gratificante giocare a videogiochi piuttosto che fare sport, ma sussistono delle dinamiche psicologiche ed emotive dietro a questa scelta, e quindi noi di Horizon ci teniamo a mandare questo messaggio di come anche tutto il mondo della tutta la categoria della tossonomia dei videogiochi come dipendenza non la condividiamo al 100%, perché siamo consapevoli di come esiste tutto questo background, tutto questo quadro di sofferenza emotiva dei ragazzi, che molto spesso però di cui non se ne parla. E quindi quali possono essere i campanelli di allarme quando si parla di dipendenza dei videogiochi? Trascuratezza di sé, della propria figura, della propria, anche, molte volte anche della propria igiene. Si trascurano gli aspetti sociali, si tagliano tutte le amicizie che si avevano. Continua variazione dell'umore, perché chiaramente vivere all'interno di una camera mette a dura prova la stabilità mentale e soprattutto anche quella biologica, perché saltano completamente tutti i ritmi biologici, il sonno è completamente sballato e di conseguenza anche l'umore ne risente. E poi chiaramente c'è un senso di inadeguatezza se non si gioca, e il videogioco come attività totalizzante. Quindi si riprendono quei tre criteri cardine del gaming disorder, che sono perdita di controllo, priorità data al gioco e escalation nelle sessioni di gioco, nonostante le altre aree della propria persona vivano un periodo di alta negatività. Quindi questa è, diciamo così, il contorno, un po' una fotografia molto generale di quello che è il mondo del videogaming. Adesso passiamo alla seconda area della media education, che è quella della social media education. La slide che vedete davanti, appunto, c'è una fotografia di tutte quelle che sono le aree che una campagna di media education approfondisce. Abbiamo il disagio psicodigitale, ovvero tutta quella sofferenza che proviene dall'interazione che abbiamo con la tecnologia e con lo smartphone. Infatti si parla anche di ansia e depressione da social network, ma anche stress causato dall'eccessiva uso di tecnologia. E qui, come accennava prima Andrea, si parla di tecnostress. Noi abbiamo appunto costruito questo strumento sul tecnostress, che va proprio ad indagare per i lavoratori il rapporto che si instaura con la tecnologia. Nell'area dei social media, chiaramente il tema centrale è quello del cyberbullismo, ovvero quella forma di bullismo che viene perpetrata però su internet. Caso emblematico è quello del revenge porn. Anche l'attualità italiana ogni tanto ne parla, anche del famoso codice rosso e la differenza tra il sexting e il revenge porn, perché chiaramente soprattutto gli adolescenti che sono cresciuti in un mondo
social sviluppano tutta la propria sé, tutto il proprio sé, tutta la propria persona, tutte le proprie aree emotive, anche grazie a queste reti online che esistono. E un'area che appunto vede uno sviluppo in tal senso è anche quello della sessualità. E esistono delle abitudini che hanno le nuove generazioni, come ad esempio quella del sexting, cioè di inviare contenuti allusivi, eroticamente allusivi o anche sessualmente espliciti al proprio partner o al proprio potenziale partner come tecnica amorosa. È chiaro che però quando viene pubblicata, diffusa su internet, lì entrano dalla porta principale dei rischi molto grandi che in questo caso si ripercuotono sul revenge porn. Cioè la differenza tra il sexting e il revenge porn è quella del consenso, ovvero in un caso di sexting c'è una diffusione di contenuti tra i partner eroticamente allusivi e poi magari questa coppia si lascia, il partner, uno dei due partner viene tradito e l'altro per rabbia e per vendetta pubblica e diffonde nelle chat degli amici, pubblica su social foto che gli erano state inviate. È chiaro che lì non si parla più di sexting perché si parla di revenge porn, cioè un reato penale vero e proprio perché manca il consenso. E al di là di un aspetto prettamente giuridico, per la vittima di revenge porn inizia un inferno senza fine a livello sociale, per cui il tema del cyberbullismo è uno dei più delicati in assoluto quando si parla di social media. Poi abbiamo anche il tema degli smartphone, perdonate, degli smartphone e della smartphone addiction, cioè tutta la relazione che si instaura con il telefono. Infatti si assiste sempre di più a fenomeni compulsivi quando si parla di smartphone, va citata ad esempio la nomofobia, ovvero l'incapacità di stare senza il proprio telefono, un vero e proprio senso di panico. Se non si ha la possibilità di avere il telefono a portata di mano oppure se appunto non si ha la possibilità di entrare nel mondo dell'online e di conseguenza la FOMO, cioè la fear of missing out, ovvero la paura di perdersi qualcosa, di venire esclusi. E poi c'è da citare anche la sindrome della vibrazione fantasma, ovvero quella sensazione che ogni tanto capita, magari capiterà anche a voi, a me capita spesso, di sentir vibrare il telefono, magari è arrivata una notifica, ma in verità non è arrivato niente, è solo che c'è tutta questa abitudine massiccia nel controllare ogni notifica che si instaurano queste dinamiche che devono essere in qualche modo anche controllate e quantomeno bisogna avere consapevolezza. E infine, un altro aspetto molto importante quando si parla di social media è il tema delle fake news. Prima avevo introdotto i media come la nuova fonte di informazione e chiaramente avere i criteri e giusti, le risorse giuste per decodificare queste informazioni in entrata, setacciarle, discernere le informazioni false da quelle vere, rappresenta una risorsa molto importante, soprattutto all'interno della nostra società. Bene, ora dopo aver fotografato tutta quella che è una campagna, diciamo così, un percorso educativo di social media education, noi di Horizon vi vogliamo introdurre il Super Quiz. Il Super Quiz è uno strumento che abbiamo sviluppato e pensato proprio come primo tassello all'interno di un percorso di media education. Uno strumento che può essere utilizzato
benissimo nell'ambiente scolastico, anzi è stato proprio pensato come intervento nelle scuole e chiaramente ha l'obiettivo di educare e fotografare il panorama dei media e dei social media verso un pubblico adolescenziale, soprattutto anche preadolescenziale, perché si parla, è uno strumento pensato soprattutto per gli interventi ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. Quindi questo è l'obiettivo macro. A livello più tecnico, il Super Quiz ha l'obiettivo di livellare le conoscenze sul mondo dei social media, perché ci siamo accorti che non bisogna dare nulla per scontato e che seppur il mondo dei social sia presente nella vita di tutti, non tutti hanno le stesse conoscenze quando si parla di social media. Non tutti conoscono i media e i social media, le loro caratteristiche, le loro dinamiche, come funzionano, e quindi come il primo passo è appunto livellare le conoscenze di tutti in modo tale da imbastire un percorso educativo che sia efficace per tutti. Chiaramente esistono delle piccole accortezze di somministrazione, ovvero è richiesta la presenza di un professionista, che può essere uno psicologo o anche un educatore, e appunto è uno strumento pensato per un intervento nella scuola secondaria di primo grado che presuppone poi tutta un percorso che coinvolge ed interessa le aree che abbiamo prima approfondito. Quindi, adesso ora, se volete, potete anche intervenire. Abbiamo cercato anche di coinvolgere un pochino voi partecipanti, perché vi faremo vedere un pochino qualche piccolo estratto, qualche piccola slide di questo super quiz. Sono 30 domande sostanzialmente, è uno strumento che appunto si consta di 30 domande dove verrà fornita una risposta, la risposta corretta, e chiaramente vengono anche bene spiegata la risposta, in modo tale che tutti, anche chi non è esperto di media o di quello di cui si sta trattando, possa facilmente prepararsi per insomma, proporre l'intervento in ambiente scolastico. Quindi adesso ora parto con la prima slide di prova. Le domande, come ho detto, sono una trentina. Vanno da un ordine di semplicità, in un ordine crescente. Chiaramente nelle prime domande, le domande sono molto generali e molto semplici. E man mano la difficoltà anche della domanda stessa e appunto l'obiettivo di indagare effettivamente le conoscenze si fa sempre più difficile. Questa è una domanda di medio livello. Come fosse un videogioco, no, Gabriele? Sì, esattamente come se fosse un videogioco. Perché l'abbiamo pensato così? Perché chiaramente c'è tutta una dinamica di gamification. Ovvero, sappiamo tutti com'è difficile avere l'attenzione in maniera continua di un pubblico come quello che può essere quello delle scuole medie, e introdurre dinamiche giocose può essere sicuramente un fattore in più, in modo tale da aumentare l'interesse e la partecipazione dei ragazzi, e facendo così da consolidare in maniera più produttiva lì l'apprendimento. Quindi, se chiunque voglia può provare a rispondere a questa domanda: che cos'è un filtro? Ci sono le quattro opzioni, e nella slide successiva c'è la risposta corretta con la piccola spiegazione. Quindi, non so se volete partecipare, chiunque se la senta, magari di intervenire, fate pure. Esatto, nel frattempo aggiungo anche il fatto che questo appunto esercizio
molto, molto tranquillo. È appunto un esercizio proprio anche per rompere il ghiaccio su queste questioni, appunto, a un pubblico più piccolo, appunto di scuole medie o anche sui primi anni di superiori. Poi c'è anche la versione per videogiochi destinata appunto alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare. E al posto di una classica presentazione standard e PowerPoint, bello e tutto, il Super Quiz punta appunto sull'interattività e sul creare proprio una discussione. Quindi c'è magari il ragazzo che sa la risposta, i suoi compagni che magari non la sanno, ed è proprio il ragazzo che spiega agli altri della classe come funziona una determinata cosa e eccetera. Poi comunque c'è sempre poi la soluzione e ovviamente la supervisione da parte di un professionista. Nel frattempo vedo che ci dicono appunto il contenuto grafico per modificare le foto come risposta. E... Esatto, azzeccato. Sì, è abbastanza semplice. Però come vedete già, questo è un tema, quello dei filtri, di modificare le foto, di cui potremmo parlare una lezione intera, anche la strumentalizzazione del corpo, soprattutto in un campione di genere femminile. E, insomma, sembrano temi semplici, cioè sembra una domanda molto semplice questa, che cos'è un filtro? Probabilmente tutti saprebbero rispondere, in un'ottica di media education è un primo accenno a temi molto delicati che poi vanno anche a toccare tematiche come quelli che possono essere quelli dei disturbi del comportamento alimentare, ad esempio. Esatto, poi la cosa anche interessante... Scusami, Gabriele. Prego, prego, ora magari sto anche un po' deviando da quella che è la... No, no, assolutamente. L'area di interesse, però l'educazione fa questo, tramite piccoli tasselli che magari in questo caso possono essere di natura giocosa, si inizia a parlare di temi che invece poi sono molto importanti e pervasivi, soprattutto nella nostra società. Questi temi di filtri sono un dibattito di cui si sente parlare all'ordine del giorno, tant'è adesso che sentivo poi parlare in questo periodo, ora con tutto l'avanzamento dell'intelligenza artificiale, esistono dei filtri di cui non ce ne si accorge neanche. E quindi iniziano a diventare veramente un tema molto importante, molto delicato da affrontare. Poi, una seconda domanda che fa un pochino più riferimento a un contesto più generale, più sociologico dei social, cioè come fanno i social ad essere gratuiti? Noi presumibilmente lo sappiamo, magari un ragazzo, una ragazza di 11-12 anni non lo sa, e quindi può essere anche utile offrire una panoramica appunto sociologica di quelli che sono i social. Ora non so se qualcuno ha già iniziato a rispondere, cioè come fanno i social ad essere gratuiti. Tra l'altro, Gabriele, volevo aggiungere che un'altra cosa interessante di questo strumento può essere anche il fatto che magari i ragazzi / ragazze a cui è destinato questo strumento, le prime domande, magari sanno la risposta, per esempio la domanda del filtro, no? Cos'è un filtro? È una domanda appunto semplice per loro, però magari per gli insegnanti no. Gli insegnanti magari vecchia scuola, e quindi sono addirittura i ragazzi che spiegano qualcosa al proprio docente, qualcosa che appunto li riguarda all'ordine del giorno. Sì, sì, quindi certo, certo, certo. Non so se qualcuno vuol provare a dare una piccola risposta. Effettivamente questo strumento è stato pensato proprio come uno strumento che offre una dinamica di gioco, ma il controllo del gioco rimane comunque sempre in mano all'educatore, proprio per evitare che ognuno prenda, diciamo, sopravvento e quindi diventi un gioco che ha più una finalità competitiva che educativa. E comunque l'osservazione che ho fatto rispetto all'argomento
delle domande. Sono d'accordo con te che alcune domande possono fare riferimento a un pubblico più ampio, come ad esempio questa domanda qui, che è l'ultima che ho portato come esempio, ma ripeto, queste sono solo tre domande. No, no, questa la sanno, a questa sanno rispondere. Sì, no, ma infatti quello dipende anche un po' appunto dal livello di conoscenza che hanno. Era giusto un appunto che volevo fare io. Io ho portato ad esempio tre domande e ho scelto delle domande che comunque non rivelassero anche un pochino tutto lo strumento, che potessero far accenno a quali sono gli argomenti di cui si tratta. Piccoli spunti che poi vengono approfonditi chiaramente in incontri successivi, perché anche un incontro all'interno dell'ambiente scolastico dove si offre questo gioco non è esaustivo, presuppone una continuità anche di collaborazione anche con le professoresse, magari che può anche esulare dal contesto scolastico. E comunque questa è per dovere di cronaca, è in rosso, è diversa dalle altre perché appunto è una ripetizione, ovvero si va a testare quali siano, se effettivamente c'è stato un apprendimento anche nel breve termine rispetto agli argomenti che sono stati trattati. E quindi la domanda che cosa vuol dire hackerare un account, insomma, a questo punto del gioco dovrebbero sapere. Chiaramente noi lo sappiamo tutti e quindi insomma questo è lo strumento che abbiamo progettato insieme a Horizon. Non so, Andrea, se ti vuoi dire le ultime parole Alla fine di cornice. sei stato molto esaustivo, Gabriele, e sono contento anche degli interventi delle persone, soprattutto di Michela, che ha centrato proprio il focus dello strumento, quindi strumento di condivisione più che il classico gioco competitivo, il classico quiz appunto competitivo, appunti, assolutamente no. Si usano quelle dinamiche comunque di gamification che puntano i ragazzi a cooperare oppure a creare un bel clima di brainstorming, di condivisione tra loro. Appunto, ci sono varie modalità in cui magari questo strumento può essere affrontato in maniera, diciamo, migliore, con per esempio l'insegnante in classe, che magari davvero ne sa meno degli studenti, perché comunque bisognerebbe fare anche educazione anche a loro, ma digitale a loro. Però, appunto, importante anche la supervisione, ovviamente, dello psicologo e dell'educatore nella somministrazione di questo strumento. Assolutamente sì. Questo poi può essere affiancato magari ad altre attività, può essere per esempio qual è la prima parola che vi viene in mente con social network, qual è la prima parola che vi viene in mente con videogioco, comunque altri strumenti come live Instagram, che sono comunque presenti poi su Horizon Kit, e sono tutte attività che sono un po' diverse da quelle che di solito magari usano o fanno nel contesto appunto scolastico. Se non ci sono domande, io vi ringrazio in primis Gabriele per l'ottima presentazione Grazie a voi. e vi auguro una buona notte.